Non abbiamo problemi, Houston. Frigi. Allora, altri ragazzi, membri di questo video, come state? Spero tutto bene, spero che la vita stia procedendo per il meglio, bravo, bravo, bravo. Siamo qui oggi con lo Squadra 254 2018, come vi avevo promesso nello scorso video, che andavo a fare enduro con il KTMino, che provavo anche questo Squadra 250 e a iniezione, la prima esperienza di scovazzo con l'iniezione, visto che io ho il carburatore. Che direi di partire subito, visto che sono in... Che sono in... In cosa? Ri... Sono in ritardo come sempre, quindi dobbiamo andare, che fra pochino c'è un appuntamento lui e bisogna muoversi, quindi montiamo su questa. Vabbè, però c'è una certa bellezza anche la mia KTMina con... frena troppo, devi andare cauto. Guardiamo quanto mi ci vuole, senza gas. È la prima volta che provo un 250. Nelle mie esperienze di moto è la prima volta che provo un 250. Non ho mai provato un 250, né motard, né enduro, né quattro tempi, né due tempi. Verrebbe da dire che è abbastanza magra come moto, ma no, perché è iniezione, quindi non c'è il problema della carburazione. Per chi non sapesse che è l'iniezione, è come se ci fosse un carburatore computerizzato. Una bellina. Solo, quindi non c'è il problema della carburazione. Questo è il bello di questa moto qui. Questo è veramente un punto a favore. Anche se a parer mio c'ha molta più ignoranza il carburatore. Cioè il carburatore è più ignorante. Però anche questa non è che va piano, cioè. Boia si scula. Aspetta che l'altra volta ci ho preso il pruno qui, non mi ricordo dove ero, quindi non mi ricordo dove, ma qui ho preso un pruno a tutto fuoco, quindi se avete visto il video di mercoledì. Comunque il parere è molto positivo. Mi sta cascando lo zaino con la telecamera. Il parere ora come ora è molto positivo. C'è quel sasso di c***a lì. Una moto del genere mi fa venire anche più voglia di fare enduro, non so perché. Non so perché, ma una moto così mi dà più voglia di fare enduro. Boh, qui c'era il cane, mercoledì, sul video di mercoledì c'era il cane qui, con l'omino che ci tirava la sistola in mezzo alla via. Oh! Questa scannata mi è garbata. Buttiamola di traverso. No. Pipim pipim. Allora siamo nella mappatura hard, perché questa moto qui, a differenza della mia, c'ha due mappature. Sono strade private, sottolineo, non sto per non su strada pubblica, cioè si vede anche qui. Da come è circondata la cosa, che siamo su strada privata. Sta a posto? Sdiacciamola per in giù. A me veramente mi piace un botto, ma anche a livello estetico. Però con l'iniezione è sempre bellina scattante. Sempre bellina scattante, ma vorrei provare la differenza fra le due mappature. Io sono nella mappatura hard, quindi la mappatura è quella che va di più, dove c'è la massima erogazione, ma portiamola anche a un'erogazione minore. Voglio vedere che se c'è tanta differenza. Non so se bisogna spingere per cambiare, ora proviamo.
so se bisogna spingere, eh. Ed eccolo tutto bellino scintillante col KTM 300. Ma per cambiare su soft e questo non c'è da spingere. No, no. Va bene così? Comunque ora ho detto a inizio video che è la mia prima esperienza con l'iniezione, ma diciamo che non è così. È la mia prima esperienza nel bosco con l'iniezione, perché comunque a un concessionario KTM c'era l'evento che organizza KTM. L'ho provata l'iniezione sul 300. Naturalmente era sempre il periodo del cinquantino, quindi c'è questo spike qui che ti fa più a male tre volte. Dicevo, e mi sono trovato veramente bene. Diciamo molto più cattivo il carburatore, però l'iniezione, cioè tante cose, molto più comodo. Tipo un KTM come il mio lo trasformeremo tranquillamente. Prendo una moto del genere, trasformare la moto, non lo so, non mi verrebbe da trasformarla. A parte è anche più nuova della mia, quindi insomma una cosa di affidabilità me la darà di più questa che della mia. Ma a livello generale mi dà veramente molta affidabilità. Naturalmente se mi domandate si impenna, non c'è problema. Ah, ma c'abbiamo un alberino qui, ganzo. Questa moto qui si impenna, quindi vabbè, era anche normale, si impennano cinquantini di certo. Un 250, che vuoi con si impenni? Se non metto la prima mi sacco un po' un casino. Bella però. La mia è veramente scarburata perché a questi giri qui si sarebbe già spenta. Naturalmente, come sapete, io come ogni test drive con le moto di quell'altro ci vo pianissimo, ci vo. E soprattutto questa parte di bosco qui che è veramente facile. È veramente facile cascare perché c'è queste pietre qui che dal video non rendono, ma piglia veramente male, perché se queste pietre qui ti fanno cascare in un nanosecondo. E se casco con la moto di un mio amico mi scoccia veramente un botto. E tutti sotto commenti, dai Scova sei ricco, fai lo youtuber. Che problema è se spacchi le moto di quell'altro? Allora spacchiamola. Io direi ora di fare un bel cambio, cioè di cambiare mappatura. Si mette sulla soft e guardiamo che differenza c'è. Anche sulla soft va anche sulla soft va abbastanza, forse è un pochino più tranquilla, ma comunque va, non è che da come me l'avevano raccontata pensavo che diventava un cinquantino da quanto diventava soft la mappatura. Il mega prato, sa che non mi ha visto. No, non volevo fare il video, ho perso il mio amico nel bosco mezz'ora prima che faccia buio, perché insomma mi scoccerebbe. Però mi sa che sta per iniziare il video. Ho perso il mio amico nel bosco. Nel mentre che sto cercando il mio amico farete la domanda dell'anno, cioè Scovazzo, che preferisci, KTM o Husqvarna? Allora, io onestamente questa moto qui è veramente stupenda, perché cioè veramente mi ci trovo benissimo, mi ci trovo. Cambia veramente poco o niente tra KTM o Husqvarna. Io preferisco comunque KTM, non so perché, ma diciamo che tra KTM o Husqvarna cambiano colori e come sono fatte le plastiche. E ora sono solo. Comunque, ho già rimasto su soft. Io voglio l'hard. Solo te ti perdi il bosco. Vecchietti mi hanno fermato, mi hanno detto che torna indietro, che qui non ci puoi andare. Ma sei tornato indietro? Vai, ciao ciao. Ma tranquillo. Io sono tranquillo. Oh, una volta che c'ho l'accensione elettrica usiamola.